Due tempi o quattro tempi? Due tempi o quattro tempi? Cosa mi prendo? Mio cugino mi consiglia il quattro tempi, perché secondo lui il quattro tempi consuma meno, inquina meno, è più affidabile a meno manutenzioni, che non è da sottovalutare. Giuseppe invece mi consiglia il due tempi, perché secondo lui è più leggero, più efficiente, più affidabile a meno manutenzione. Confuso? Se hai vissuto qualcosa del genere, la confusione è normale. Avrai notato che quando parli col due tempista, le sue motivazioni sono convincenti, perché sembra sapere cosa dice. Se invece parli col quattro tempista, le sue motivazioni sono altrettanto convincenti, perché anche lui sembra sapere cosa dice. Il difficile è capire chi ha ragione. Spesso però chi dà le informazioni ne sa davvero poco, perché magari ha sentito dire dal suo amico che ha quattro moto, che il quattro tempi è più affidabile, ma non sai se in quelle quattro moto c'è un due tempi o se ne ha mai guidato uno. Oppure il due tempi è più affidabile perché mio cugino tempo fa rimase a piedi e fu colpito da un fulmine e sicuramente se avesse avuto un due tempi il fulmine non l'avrebbe colpito. Ma sicuramente! Come si fa a capire chi ha ragione? Semplicemente chiedendo perché. Se la risposta è come quella di prima, puoi anche non tenerne conto. Se invece ottieni risposte concrete, ti renderai conto che alla domanda qual è il motore migliore non si può rispondere questo o quello. L'unica risposta possibile è dipende. Dipende da te, dalle tue caratteristiche fisiche e da quello che vuoi fare. In questo video metterò a confronto due tempi e quattro tempi, senza essere troppo tecnico. Sarà un confronto sulle tre cose che fanno realmente preferire un motore rispetto all'altro: consumi, manutenzione, guidabilità. Una volta fatta chiarezza sulla parte meccanica, potrai decidere quale motore è più adatto a te, concentrandoti sul tuo stile di guida e sulle tue caratteristiche fisiche. Consumi. Questo argomento va separato in due: consumi a parità di cilindrata e consumi a parità di prestazioni. A parità di cilindrata, se un due tempi consuma, mettiamo 20 km litro, un quattro tempi ne consumerà 30. Purtroppo però le prestazioni del quattro tempi sono dimezzate rispetto al due tempi, quindi il due tempi consuma di più, ma va di più. A parità di prestazioni, i consumi differiscono davvero di poco, perché il quattro tempi, per recuperare il gap prestazionale, è costretto a raddoppiare la cubatura del motore, aumentando inevitabilmente i consumi. Pertanto ci troviamo ad una differenza che oscilla tra 1 e 5 km litro, davvero poca roba. Manutenzione barra affidabilità. Il due tempi ha meno organi in movimento. E per quanto possa sembrare banale, ridurre la quantità di parti equivale a ridurre le possibili avarie. L'architettura del motore due tempi è più semplice e più semplicità equivale a meno problemi. Tutto questo si traduce in maggiore affidabilità. Con questo non intendo dire che il quattro tempi non sia affidabile, anzi, ma se hai un quattro tempi che tieni come un gioiellino, sai benissimo che a X chilometri dovrai registrare il gioco valvole, a Y chilometri dovrai cambiare la catena di distribuzione, a Z chilometri dovrai sostituire i gommini valvola. Sono motori affidabili, ma richiedono più attenzioni e quindi più soldi. Manutenere un due tempi costa meno. Un esempio veloce: cambio pistone. Se accanto a te ci fosse un quattro tempista, adesso si lamenterebbe del fatto che si fa sempre sto benedetto confronto del pistone. Ha ragione, ma sto benedetto confronto del pistone si fa perché il cambio pistone è una manutenzione straordinaria. E tra quelle straordinarie è quella più frequente, sia nel due tempi che nel quattro tempi. Per questo si usa sempre il confronto del pistone. Salto tutti gli scollegamenti vari per arrivare alla testata. Nel due tempi devo svitare 4 dadi usando una sola chiave, tolgo la testata, via la guarnizione, sfilo il cilindro, via la seconda guarnizione e tengo il pistone in mano. Nel quattro tempi devo prima scollegare i tubi di mandata dell'olio, posizionare il pistone a punto morto superiore, smontare l'ingranaggio della catena di distribuzione, svitare i dadi della testata e finalmente sfilarla. Via la prima guarnizione, metto da parte i centratori, sfilo il cilindro, via la seconda guarnizione e finalmente ho il pistone in mano. A questo punto, però, mentre nel due tempi dovrei preoccuparmi solo di mettere guarnizioni nuove,
Sul quattro tempi, visto che non è facile arrivare al pistone, forse è meglio anticipare le manutenzioni programmate. E allora, mi conviene sostituire la catena di distribuzione, registrare il gioco valvole e controllare lo stato di usura del cuscinetto dell'albero a camme, che una volta che ce l'ho in mano. Se fosse stata una moto con raffreddamento a liquido, avrei dovuto aggiungere anche il controllo della pompa dell'acqua e la sostituzione dei suoi cuscinetti. Quale dei due ti sembra più economico? Quale dei due può avere meno problemi? Quale dei due è più affidabile? Guidabilità. Per quanto possano essere interessante il fatto di avere meno parti in movimento o di avere un ciclo in più nel motore, produce degli effetti sulla guida molto percettibili. Prima di tutto, meno pezzi vuol dire meno peso, e in un mezzo di quasi 100 kg aggiungerne 20 è più che quasi percettibile. Ti mostro come avanzano un due tempi e un quattro tempi. Se fosse elettrico avanzerebbe così. Due tempi avanza così. Quattro tempi avanza così. Avrai notato che il quattro tempi ha intervalli più lunghi. Questo è dovuto agli scoppi del motore, che nel due tempi avvengono così. Scoppio, scoppio, scoppio. Nel quattro tempi avvengono così. Scoppio, 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 scoppio. Come visto, il quattro tempi fa una rotazione a vuoto, durante la quale il motore non produce alcuna spinta. Questa è la ragione per cui il quattro tempi consuma di meno ed è la ragione per cui il quattro tempi va di meno. Ciò nonostante, non tutto il male viene per nuocere, perché questa, chiamiamola mancanza, si traduce in un'erogazione più morbida, una guida meno nervosa e più fluida, e non meno importante, ha la metà delle vibrazioni, che credimi non è da sottovalutare. Se lo definissi in una parola sarebbe turistico. Ormai avrei capito che questo eterno confronto non verrà vinto da nessuno, perché sono sostanzialmente due motori diversi. Mettere a confronto un 125 e due tempi, un 125 e quattro tempi, è come mettere a confronto prestazioni con parsimonia, aggressività con moderazione, scatto fulmineo con arrivo fratello. Se confronti un 125 e due tempi con un 250 e quattro tempi, non arrivi a nessuna conclusione, perché uno è la metà dell'altro. Quindi, se ti dico che hanno le stesse prestazioni, devo anche dirti che il 250 sviluppa un'inerzia doppia rispetto al 125. Intendo dire che se scendi da un 250 a quattro tempi e sali su un 125 a due tempi, ti sembrerà di scendere da una moto che ha un suo peso e salire su un giocattolo, ma un giocattolo che dà dipendenza. Accade perché ha un pistone molto più grosso. Anche un 250 a due tempi svilupperebbe quell'inerzia, ma poi non avrebbe senso confrontarlo con quattro tempi. Come vedi, non si arriva da nessuna parte. Sono diversi e la loro forza è proprio la loro diversità, perché qualsiasi cosa tu voglia fare c'è un motore adatto a quello. Il quattro tempi ti accompagna dandoti la manina, il due tempi ti prende a calci nel culo, il quattro tempi ti dà margine di errore, il due tempi non perdona, il due tempi è prestazione pura e il quattro tempi è più umano. Ovviamente c'è il due tempi per il padre di famiglia e il quattro tempi bombardone pronto per il mondiale che al minimo errore te lo ritrovi sopra la testa. Per ognuno di noi c'è un motore ideale, tocca solo sceglierlo. Spero di aver fatto un po' di chiarezza. Come avrai capito, non esiste il motore migliore, devi solo scegliere il mezzo con le caratteristiche su misura per te e godertelo. Rimane un'ultima cosa che dovrei fare: dirmi cosa hai scelto. E dovremmo esserci riusciti.